A quasi un anno dal primo lockdown si evince in maniera netta come i provvedimenti di restrizione adottati per far fronte alla crisi pandemica abbiano avuto effetti devastanti anche sul comparto economico della ristorazione. Le reiterate chiusure e l'inattività prolungata alla quale è costretto il comparto imprenditoriale hanno fatto crollare le economie del primo settore economico abruzzese per capacità di impiego. Una condizione di grande difficoltà su cui Aria Food, l'associazione dei ristoratori e produttori abruzzesi, ha deciso di lanciare un appello, questa volta all'ANCI, il mondo delle amministrazioni comunali. Sì, prosegue la nostra azione di riflessione per trovare uno sbocco concreto, pragmatico alla situazione che si è creata nel comparto. La reiterazione delle chiusure e soprattutto le chiusure ad intermittenza, ormai è chiaro, provocano più danni e non riescono a contenere, diciamo, il problema della diffusione del virus. In Abruzzo abbiamo scontato dei lunghissimi periodi di chiusura, abbiamo scontato danni ulteriori dovute all'intermittenza di cui parlavamo, è emerso soprattutto nel giorno di San Valentino questo grande, come dire, danno subito dalla ristorazione, quindi è necessario allargare il fronte della riflessione e pensiamo che interloquire con i sindaci sia fondamentale proprio perché sono, diciamo, gli enti istituzionali più prossimi alla ristorazione, quelli che possono meglio di tutti valutare gli effetti che si hanno sui territori concretamente. Cosa vi aspettate da questo confronto? Ma ci aspettiamo di poter, attraverso un approfondimento, trovare o indirizzare la riflessione verso soluzioni utili a far tornare la ristorazione e tutto il comparto a programmazioni di medio termine, ovvero dobbiamo trovare un modello di lavoro perseguibile che metta in equilibrio sia la sicurezza sanitaria sia programmazione dell'esercizio commerciale. Ecco, questi due aspetti devono essere riequilibrati, la norma attuale ci dice per i suoi effetti che non è proprio così, anzi tutto il contrario.